Buongiorno ragazzi, per chi volesse iscriversi al canale degli esonerati lo può fare solo ed esclusivamente gratis iscrivendosi ed attivando la campanellina. L'iscrizione per voi potrebbe essere una cosa da poco conto, perché di solito alle cose gratis si dà poco conto, ma non lo è. Con un semplice clic fate crescere la voce di questo canale, perché ora è arrivato il momento di polverizzare certi personaggi e di fargli fare le figure che si meritano, perché io non voglio offendere nessuno, mi raccomando. Ecco, tra l'altro, manteniamoci sempre sullo sfottò, cerchiamo di non oltrepassare il limite, ognuno ha la sua fede calcistica, nei tribunali ci siete voi, salutami la professoressa Di Suarez, tutto quello che ti pare, yogurt lì, e chi più ne ha più ne metta. Su Zhang sono stato il primo a criticarlo per 2 anni, litigando con tanti interisti, solo perché noi illustravamo la situazione che poi dopo, in questi giorni, è davanti agli occhi di tutti la situazione dell'Inter qual era. Ma la nostra credibilità è cresciuta perché? È cresciuta perché illustravamo la situazione disastrata dell'Inter a livello economico, tutte le live sono sempre state, diciamo, certificate da una frase, da avvocati, da gente che viene in live con me, e sapete benissimo chi sono. Qualcuno lo sa benissimo chi viene in live con me, anche se non si fanno vedere. Diciamo che lo sanno in pochi, e forse è meglio lo sappiano in pochi. L'Inter si è mossa nella totale legalità. E quindi io sfido chiunque a dire il contrario, perché noi, a differenza, l'ho detto anche all'entità bianconera, con cui ho avuto un approccio molto professionale da parte loro, l'ho detto anche a loro: noi possiamo garantire e certificare che l'Inter si è mossa nella totale legalità, perché siamo stati gli unici ad avere voglia a spendere anche 500 euro scaricandoci dei documenti dalla Camera di Commercio di Hong Kong. Siamo andati anche in Lussemburgo, quindi per chi si preoccupa, ma l'Inter non ti devi preoccupare, puoi dormire tranquillo. L'Inter, a differenza di qualcun altro che è nei tribunali e che deve affrontare un processo penale che ha riconosciuto un illecito, l'Inter si è sempre mossa nella totale legalità. Perché quel sistema può piacere, non può piacere, non è immorale, tutto non riguarda l'atletica sportiva, puoi dire tutto quello che ti pare, debito paga debito, scatole cinesi, ma l'Inter si è mossa sempre nella totale legalità. E qui lo possiamo certificare, e chi dice il contrario lo dimostrasse. Infatti, con tutto rispetto per quelli di identità bianconera, non verrà presa nemmeno in considerazione perché il loro esposto, perché noi siamo non certi di più che l'Inter si è mossa nella totale legalità. A proposito, a quello che fa informazione spazzatura, che fa finta di essere in televisione, che fa partire i video con la che si vede solo la sedia, cioè, io, per l'amor di Dio, io non voglio infierire contro tanta ignoranza, io non voglio infierire. Mi immagino quelle persone che si sentono rappresentate da quel personaggio, in che stato mentale purtroppo siano. Parlo di stato mentale di frustrazione per quanto concerne la loro squadra del cuore, ovvero sia i bianconeri, perché sulla Juventus stanno facendo un'informazione inquinata, falsa e vergognosa, ovvero sia vogliono ribaltare la frittata sull'Inter. Ma questi ignoranti, innanzitutto, perché io poi dico Moncalvo scrive dei libri editati e qualcuno può scrivere solo sulla carta igienica, ma nemmeno sulla carta igienica. Parlo di quello che si asciuga i capelli con i cartoni della pizza. Parlo di quello lì. Perché uno non è mai esistito nella stampa italiana ed uno è arrivato in televisione in CGC5? C'è un motivo, no? C'è un motivo. Perché uno fa informazione falsa. E te lo dico io perché è un personaggio serio. Innanzitutto, questo personaggio che si pettina con la coppale diceva che non esisteva il patteggiamento nella giustizia sportiva, e già da qui capisci il suo livello di preparazione. È il livello di preparazione veramente, non lo so, di un bambino di 6 anni. Te l'ha detto ieri il tuo amico Gravina, che ha salvato il brand Juventus, come ha dichiarato lui e come ha detto Moncalvo, non come dico io. Te l'ha detto il tuo amico Gravina, che il patteggiamento nella giustizia sportiva esiste come? Perché l'avete fatto voi il patteggiamento, non noi.
Quindi già qui ti fa capire il livello di preparazione e di formazione che fanno certi personaggi. Si inventano delle cose, diffamano il pubblico ufficiale nei video facendo anche nome e cognome. Pensa a te quanto sono svegli questi. Pensa a te che fuori classe bisogna essere. Pensa a te che il professionista è uno che diffama un pubblico ufficiale su YouTube facendo nome e cognome. È da rinchiudere uno che fa una roba del genere. Non solo a livello penale. È da curare uno che infama un pubblico ufficiale facendo un reato penale in video facendo nome e cognome. Devi essere proprio un fuoriclasse, ma di altissimi livelli per fare una roba del genere. Tra l'altro, a quello che fa sempre informazioni inquinate, che ormai sei alla frutta. Sei finito, sei alla frutta, perché la Covisoc li ha controllati e come i bilanci della Juventus per l'ammissione al campionato e dimostra il contrario. Se ti riesce, io posso dimostrare tranquillamente con documentazione che la Covisoc i bilanci della Juventus li ha controllati e come? Perché sono serviti per l'ammissione al campionato. Falsa informazione, denunciate questa roba qua. La Covisoc ha controllato i bilanci della Juventus, la Consob, ignoranti, la Consob. Che non sai nemmeno cos'è, te non sa, te duri fatica ad usare una calcolatrice, parli di finanza, pegni, non ci capisci nulla. La Consob è l'autorità che controlla la borsa. È diverso, ignorante. Poi, tra l'altro, ti spiego anche, prendi carta e penna e segna, capra, che poi ci sono il collegio sindacale e la società di revisione, capra! Capra! Le parole gravissime, a mio avviso, di Gravina riportano poi alla fine, vanno a coincidere con quello detto da Moncalvo. Gravina addirittura vuole, cioè, per come la vedo io, una mia impressione, Gravina è come se andassi a sdoganare un illecito. Cioè, Gravina con quelle parole è come se andassi a sdoganare un illecito. Siamo oltre ogni limite di sportività etica morale. Non esiste una roba del genere. E poi, conclusione di video, sempre a quella capra che diceva non esisteva il patteggiamento. Capra! Chi patteggia riconosce l'illecito. Perché se uno è innocente, non riconosce un illecito, non patteggia nulla, capito? E quindi le parole di Moncalvo, per chi volesse fare un esposto, meritano un approfondimento. E come? Perché lui mette in discussione diversi scudetti della Juventus. Ciao, Inter. Capra!